Ah, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Salve, io sono la dottoressa Orvieta Berti Pichat. Siamo qua, come sapete, per iniziare un percorso terapeutico molto importante, un percorso di terapia collettiva. Quindi adesso ho bisogno però di aggiornare le vostre cartelle cliniche. Partiamo dal signor Tempesti. È presente il signor Tempesti? Sì, sono qui. Allora mi dica nome, Nevio. cognome, Tempesti. età, 22 anni. professione. Sto a casa e non faccio niente. Non ho un lavoro Ma ha un e certificato di invalidità, di semi-invalidità? ho solo qualche piccola difficoltà a stare nei luoghi affollati, ecco. Sì, Non quindi qua ho potuto andare a lei scuola. risulta affetto da agoraclaustrofobia, ha avuto delle crisi di recente? La settimana scorsa stavo accompagnando mia zia in stazione, la macchina non partiva e quindi ho dovuto accompagnarla in autobus e l'autobus era molto affollato e sono svenuto. Ma lei continua la cura col plexitossidone Certamente. quotidianamente oppure ha avuto dei precedenti ricoveri? Perché qui risulta che lei è stato di recente ricoverato. Semplicemente avevo una grave forma di intossicazione da azofitoveganina perché ho mangiato mezza carota per sbaglio senza saperlo e quindi ho dovuto farmi visitare da uno specialista. Passiamo al test, quindi se io le faccio vedere questo disegno che raffigura una casa, che cosa le fa venire in mente? Cosa insorge nella sua mente? Tutto il pericolo che può trarre origine dalle case. Lei forse non lo sa, ma la maggior parte degli incidenti mortali avvengono in casa. Quindi direi disgregazione delirante dei confini con tendenza allo squilibrio dei prerequisiti cognitivi. Se io le faccio vedere questa bottiglia d'acqua, a che cosa la potrebbe associare? L'acqua è buona, Quindi una mi piace. simbologia Sì, positiva dell'acqua. l'acqua mi piace, sì. E se le faccio sentire questo rumore, questo suono di chiavi? Molto fastidioso. Ma le provoca discalculie percettive? Ecco, l'ultima fase del test prevede un gesto. Se io le faccio vedere questo gesto, lei a che cosa lo assimila? Può stare lontano, per favore? Quindi automatismi non situazionali, compulsività autopersecutiva.